Lance Armstrong takes on Marco Pantani as he heads up towards the mountain. Here comes the pilot moving. Now, what are they going to do about this? This is an attack by Marco Pantani. He's in and out of the saddle, he's almost sprinting up the hill here. Marco Pantani oggi ha dimostrato di essere un fuoriclasse. A lot of cycling is about climbing mountains. And he personified how it should look in this floating, angelic sense that it was effortless for him. Armstrong now is actually a little in difficulty, I would say, for Marco Pantani. But look at that, so is Jan Ullrich looking down for gears and looking down for help. Marco Pantani, dopo 33 anni, rivince il Tour de France. Pantani won a 1998 Giro and the Tour, and he was a dynamic rider. He was one of the riders that was so strong that could make up the deficit in the climbs that he lost in the time trials. Now he's learned how to suffer again in the face of Marco Pantani. I got to race with him. I remember being in awe of this guy. I think he's the people's champion. He would ride past with this 50 or 60 people chasing him, like this god that people worshipped. Look at this crowd now, because they love him so much. I almost felt not worthy to be in his company. Cominciato per gioco, per il gusto proprio di misurarmi solo con degli altri ragazzi della mia età. Poi col tempo è diventato un lavoro. Ho subito delle pressioni, delle umiliazioni. Marco Pantani will not be climbing the highest mountains of the Giro. Disperazione, rabbia contro una decisione ritenuta ingiusta. E quindi oggi la bicicletta non mi fa pensare solo alla possibilità che posso fare un risultato. Mi posso anche immaginare che è associabile a degli aspetti negativi, molto negativi, che hanno toccato me, le persone attorno a me. Pantani has come back to the Tour de France. Now he's winning again. La Tour de France è una gara più bella del mondo. There's something magical about the Tour. It's like Wizard of Oz when you go into the fairy tale where everything's exaggerated, the flowers, the colors. 3 weeks, thousands of miles, and the yellow jersey at the end of it. It's the only sporting event in the world where it's long enough that you'd probably need a haircut halfway through. Ma il ciclismo è il più duro sport al salute, non c'è alternative di sport, non ci hanno vicino neanche di 6 ore di fatica o 5 ore di fatica. È obbligatorio risparmiare energia il massimo possibile per un momento decisivo di attacco. That's why you'll see teams working together, because everybody's escorting the top riders, delivering them to the bottom of the climb. Okay, go.
Do the battle. There's no doubt that the mountains give those stage races their drama. In the mountains, you have the very obvious, visible opposition between man and nature. The sheer unnaturalness of riding a bike uphill, it's Sisyphean. You want to stop all the time. You're unable to, you have to push on. And so it's where the pure raw talent gets to come out and gets to separate itself from the rest of the riders. Mountains were what gave the race its flavor, because you could see these men suffering. In the early 1990s, cycling became less mystical. Calculation began to take the place of inspiration in cycling. Self-evidently, you could see aerodynamic helmets, bodysuits, low wind-tested positions. It was scientific. Miguel Indurain, for the previous 2 years, had won the great races, the Giro d'Italia and the Tour de France. A colossus of a man. The prototype of the world-beating cyclist. He was formidable in any stage. A guy who can ride at high tempo all day in a relentless way to grind the opposition to dust. Incredibly fast in the time trials, he could hold on in the mountains. Indurain was widely regarded as utterly invincible. The Giro d'Italia, almost as tough as the Tour de France. Indurain was going for his third consecutive Giro Tour double. It was unheard of. Il Giro 94, quella che era più vicina, era Indurain, Bugno, Dallas Guevos. Sulla seconda salita della giornata, il terribile Mortirolo, il primo testa a testa del Giro tra Indurain e Bergin. Mentre perdevano terreno Bugno e della Squevas. Dove ho trovato Pontani, ne ho trovate già quando ho cominciato a salire. Praticamente terza settimana, quando ho cominciato a arrivare in montagne vere. Aguanta Eugeni Bertin e l'attacco è terribile per parte del morto Pontani. Ha rischiato tutto per tutto e gli mostrate una marcia di più in montagna. Bertin non ha potuto aguantare la rueda di Pontani. Marco Pantani, Miguel Indurain intentando attaccare la rosa di Eugeni Bertin. Indurain was probably pushing 80 kilos and 6'2". Pantani was 5'8", a weight of 50 kilos. It's like a heavyweight and a flyweight. That's one of the great things about cycling, is that you can have heavyweight and a flyweight in the same ring together. Marco Pantani ha decidido attaccare a Miguel Indurain. E la subida Santa Cristina, Marco Pantani ha attaccato a Miguel Indurain. Indurain was scientific. Pantani rode from pure instinct. La marcia di questo atleta che si sta veramente gettando a capofitto. His descending was stunning. Ma
Pantani, guardate, si è posto addirittura dietro il sellino. He just hook his rear end over the saddle to become as aerodynamic as possible. We're talking 80, 90, 100 kilometers an hour. Deve stare attento perché è pericolosissimo. Ahí está Marco Pantani, al fondo está Miguel Indurain. And all of a sudden, there was Pantani, the man who looked the age of 40, because he was bald and slightly frail, but actually he was only 24. Sensational, sensational exhibition of Marco Pantani. Televisions came on all over Italy, France, Spain. He seemed to catch the imagination in a way that no other cyclist had ever done. Marco Pantani, attention a este hombre que empezara a ponerle en las quinielas. He beat Indurain into third place. Immediately, a star was born. E sono poi riuscito a staccare. Io credo che un corridore come Indurain essere staccato da me, io credo che per me sia una grossissima soddisfazione. It had taken years for Indurain to start making the podiums. Pantani did it almost instantly. Mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così. He restored a sense of magic to the sport that had been forgotten. It was like going back 50 years. Il Club Fotocopia è nato nel 1967. Fa attività giovanile sportiva fino ai ragazzini di 14 anni. Ma Marco l'ho conosciuto da sempre, perché praticamente è nato dove abitavamo, nello stesso palazzo. Lui era amico dei ragazzi che correvano in bicicletta e alla fine ho detto: dai, vieni con noi. Ha preso la bicicletta di sua mamma, la bicicletta da donna, che ci arrivava appena proprio. E riusciva a stare dietro anche agli altri ragazzi che avevano la bicicletta da corsa, e questo gli piaceva molto. Dopo a circa 3 chilometri c'era un cavalcavia. Lui, come è cominciato questa salitella, è partito, si è alzato in piedi, è passato davanti a tutti. Sono andati il nonno, mio marito e Marco per prendere la bicicletta, quella che potevano prenderci. Però quando Marco è stato là, gliene è piaciuta un'altra, questa bici rossa, solo che la bicicletta aveva un costo. E allora ha dovuto andare anche il nonno nel suo portafoglio a fare la giunta per comprarci la bicicletta, quella che desiderava Marco. Quando gli comprò la prima bicicletta, dagli occhi sprigionava proprio una felicità, perché cominciava ad avere, aveva capito che quello forse era il suo sport. Gli piaceva molto smontare, montare, perché pensava che la leggerezza andava più forte, no? E allora cercava tutti i minimi particolari per farla più leggera. Io mi arrabbiavo quando Marco portava la bici a lavare nella vasca da bagno.
tante volte mi alzavo anche di notte, sentivo dei rumori, andavo in sala, era là che smontavo il tacchettino dei scarpini. Un centimetro più avanti, un centimetro più indietro. Per lui la bici era tutto. Erano un gruppo di ragazzi, 4-5, erano veramente bravi, veramente in gamba. Quando andavamo in giro per l'Italia a correre, quando arrivava la Fausto Coppi, arrivava la squadra che era da battere. Pantani è scattato all'inizio della salita. Terzo, Marco Pantani della Rinascita. Ora sui primi si portano Andreani, Settembrini e Pantani. Io ero direttore sportivo nei professionisti e un giorno venne il suo direttore sportivo, un ragazzo qui di Cesenatico, che disse: Vittorio, vieni, abbiamo un ragazzino che merita. Io ho detto: ma io non posso, non ho tempo, poi sono in professionisti. Beh, insomma, una domenica andai a vedere sti ragazzini. Marco, ho visto subito che era, aveva delle doti di madre natura che gli altri non avevano. In pianura teneva il passo, ma non era veloce. Lui partiva dall'ultimo, dove c'erano 50-60 ragazzini. Partiva l'ultimo, il penultimo, e in questi 200 metri di salita lui li superava tutti. Pantani, questo è un nome, io non lo conosco di vista, ma Pantani negli ordini d'arrivo lo vedo sempre lì battagliare per le prime posizioni. In salita è il tuo pane? Sì, diciamo che in salita me la cavo abbastanza, via. Che cosa hai rubato a Savini? Ma non lo so, penso di essere, di adottare la salita, anche lui andava bene in salita, va bene in salita, io vado bene in salita, speriamo bene. Quando trovavo un cavalcavia dei suoi compagni, lui era l'ultimo e io gli dicevo: perché stai l'ultimo? E lui diceva: tu non sai la mia soddisfazione vedere i compagni che corrono con me a soffrire in questa salita. Questa è la mia soddisfazione. E da allora Marco Pantani nelle salite staccava a tutti. Pantani ha vinto da grande campione il piccolo Giro dell'Emilia. There's only one thing that drives somebody to get to professionals: passion. They have to love it. I would call it an addiction. Pantani, tuttavia, dimostra anche lui di essere uno scalatore poderoso. 22 anni di Cesenatico e al quarto anno di attività fra i dilettanti. There's something about cycling. It's a sport for loners. You spend a long, long time pre-season doing base miles, emaciating your physique into the shape it has to be in to be competitive. But something changes when you turn professional. All of a sudden, there's real pressure on you. You're no longer doing this for this passion. You're getting paid, and they expect you to perform. Pantani, il prossimo 5 agosto, passerà professionista nelle fila della Carrera. E ho firmato per il gruppo Carrera la settimana scorsa. Diciamo, ci siamo trovati d'accordo, eravamo già un anno che stavamo contrattando. Io mi ricordo Marco quanto era passato professionista. Venne al chiosco e mi dice: io smetto di correre. E dico: ma cosa dici? Lui dice: perché di là c'è la mafia.
Pantani è 2 anni che è professionista con noi, però era già, pur correndo nella Giacobazzi, è dilettante che lo controllavamo e lui aveva avuto piacere di iniziare questo rapporto di lavoro con noi. Ci telefono al suo direttore sportivo e si piazza a Cesenatico per 15 giorni. Pantani era già forte da dilettante perché lui ha dimostrato un grande carattere, ha dimostrato di credere nelle proprie possibilità. E poi Marco si convince ancora di andare a correre. Sono stato contento di aver concluso con loro perché diciamo a livello internazionale è un gruppo sportivo che sicuramente dà delle possibilità ai corridori di emergere e di imparare il mestiere. The thing about a stage race is that it's not just one race, it's lots of different races. To win the yellow jersey for the overall victory, that's the best thing. But stage wins are really, really important. The Alpe d'Huez, it's a single climb, 13.8 kilometers, with 21 hairpin bends. Speriamo che la condizione mi permetta di fare quello che ho intenzione di fare, ecco. It's steep, an average of 8% gradient. Partirò per essere protagonista, ho la massima aspirazione. It's actually like a bull ring. Speriamo al tour di essere tra l'elite del ciclismo. The great climb of Alpe d'Huez, and look at this. This man, Marco Pantani, has left the field and is in pursuit of the leaders. Era uno scalatore proprio tipico, cioè lui scattava e poi riscattava. Cioè lui non aveva paura di attaccare 100 km dal traguardo. Pantani scatta ancora. Seen so many Italians, they will go absolutely crazy when they hear that Marco Pantani is going into the lead of this stage. Ora Pantani va, vola verso il tipico traguardo. Il fisico di Marco era eccezionale, era come una sveglia fratta all'orologeria. Lui aveva dei battiti eccezionali, andava dai 32 ai 36 al massimo battiti al minuto. Parting of the waters for Marco Pantani. What a marvelous moment for him. On the climbs, the physical demands are immense. It's the same competitive challenge kids in swimming pools do, holding their breath. Who's going to give up first? Who's going to asphyxiate themselves longest? Until you're almost at the point of blacking out. And that's what climbing up a hill is like. And that's what Pantani could do more than anyone else. Descend into the darkness, hold it there, and then come out alive. This beautiful man who attacked at the bottom of the climb and used such pure speed that's only given to the gifted climbers of this Marco world. Marco Pantani, che può alzare il braccio. To be a stage winner in the Tour de France is something very special. You've established yourself. Cycling's a very dangerous sport. A moment's lack of concentration can bring you down and maybe 20 or 30 other riders. It's bad enough on the flat, but if they're coming down a hill at high speed, then that's seriously dangerous. The crash on the descent of the Pyrenean mountain
It involved six riders. One of those riders, Dante Rette, plunged 30 feet into a ravine. Fabio Cassatelli was not so lucky. Io ero molto preoccupata quanto Marco, specialmente della bicicletta, perché sei sempre in mezzo a pericolo nella strada. He hit a water bottle that must have been dropped by one of the other riders. And it's Marco Pantani, the great climber, in collision with Alberto Elli. Che andava a allenarsi e ha avuto tanti incidenti, ma tanti. The Milan-Turin race, 1995. Not one of the most important dates in the cycling calendar. It didn't really matter to Marco how he did. Reaches the final climb of Superga, darts up it. And then on the way down, it's classic, the Pantani descent. Huge speed. The police radio comms have failed. And suddenly there's a car coming towards them. That was where it all went wrong. Attenzione, c'è stato un incidente sulla strada. Ciclisti a terra, per favore, attenzione. The police hadn't closed down the roads properly. C'è stato un incidente sulla strada, ripeto, incidente sulla strada con feriti gravi, ciclisti a terra. There's a terrible, terrible impact, and that is possibly Pantani's career over. Sono andato a trovare il giorno dopo, diciamo che non avevo un pezzettino più grande di un'unghia che non fosse nero del suo corpo, praticamente era massacrato. Marco, io non l'avevo mai visto così, cioè l'ho visto lì come un pulcino, come devo dire, tutto. Non era il Marco, il mio Marco, ecco. Dal punto di vista generale non sono ancora ottime perché è un meschino che ha subito un grosso trauma solo tre giorni fa. L'avevano già operato, aveva sto ferro. Per il problema della gamba, trattandosi di una frattura esposta, non sarebbe sciocco fare delle previsioni di guarigione. Speriamo tutti che guarisca. He has a broken leg that will, for the rest of his life, be shorter than the other leg. The doctors, they're undecided whether he'll even walk again. Marco l'ho visto nel 96, che è venuto da noi. Con le stampelle ancora. È venuto da noi perché il nostro direttore sportivo, Luciano Pezzi, lo voleva a tutti i costi nella squadra. E io ho detto, ma con le stampelle, insomma, pensare. Mi disse con me, non ti preoccupare, vengo più forte di prima. Ma forse subito dopo l'incidente, uno o due giorni, perché il dolore era più grande della volontà, no? E quindi avevo un po' di rigetto per la bicicletta. Gli infortuni capitano a chiunque. L'importante è avere voglia di fare, di soffrire, perché credo che l'importante è la testa, non è la gamba, non è la pierna. Assomiglia un po' a un grosso preservativo. Dicevo che era impossibile recuperare. Lui per un anno, piscina, massaggi, sempre un'attività enorme.
E ti dirò che è montato anche in bicicletta con una gamba così, per provare, per vedere se riusciva ancora. Son las secuelas del terrible accidente que casi acaba con la carrera de Marco Pantani. Le ha mantenido año y medio alejado del ciclismo, con diversas intervenciones quirúrgicas y con médicos que dudaban de su regreso a la élite. Proviamo. Proviamo. Vediamo se ti sei dimenticato. Dai, proviamo. Sì, ma siete assicurati? Comunque sono ancora capace di andare in bicicletta. È come ritornare a casa dopo essere stati all'estero per tanto tempo. Già da ragazzino io ricordo a 12 anni, a 11 anni, prendevo la mia bicicletta e venivo senza nessuno, non mi facevo seguire da nessuno e dicevo mi vado a allenare e andavo a 40 km da casa, per me era una cosa eccezionale, no? He comes back from that injury and he's no longer Marco, he's il pirata, the pirate. Eppure lo chiamano pirata, un soprannome che con la bici e la montagna non c'entra proprio nulla. And suddenly there's a whole kind of pantomime dimension to this figure who's already caught the public imagination. Diciamo che lui è sempre stato un pirata anche senza che noi l'abbiamo definito pirata, si è sempre sentito pirata. Aveva un suo marchio e gli faceva piacere. I dubbi ci sono attorno a me, le sento. Queste incertezze, Pantani sarà come prima, Pantani avrà recuperato, la sua gamba sarà come prima. Marco Pantani is there. Are we seeing the return of this man? I sincerely hope so. Now Pantani has pinned them all to the surface of Altuez and he's going to ride away from them now. This brilliant little climber who almost lost his life in a serious accident in a race nearly 2 years ago. They said he would never walk or ride a bike again. He's now come back 2 years on to Altuez and he's destroying the field here. He's going to take it because he wants to. He wants to remind everybody he has come back to the Tour de France. To come back and win the stage at the Alpe d'Huez in record time, that's superhuman. He looked like he'd never been away. 2 years ago he was winning, then he was injured, and now he's winning again. Io ho avuto l'onore di vederlo sull'Alpe d'Huez. Lì l'ho visto urlare dicendo io sono tornato a diventare Marco. Poi di lì ha vinto altre due tappe e è arrivato al Giro di Francia terzo. Voilà les trois coureurs donc sur le podium. Marco a me ha dato molto, molto di più di quello che ho dato io a lui, questo sono sicuro. Ha lanciato il mio marchio, Mercatone 1. Cioè, abbiamo avuto degli incrementi del 28-30% di vendite in quel periodo, quindi è stata una cosa sublime. Il gusto di fare il corridore fatto in barriere. Ma Marco era un ragazzo timido.
normale come tutti gli altri, solo che quando è diventato qualcuno sicuramente lui era tanta carisma, orgoglio. E non era quello recluso in stanza che si allenava, che faceva. Una volta finito il suo lavoro era come un operaio. A lui gli piaceva vivere, gli piaceva la sera anche andare in discoteca. Però gli piacevano le donne, eh? Te lo posso dire, molto. Marco was rich, famous and single. And then he met Cristina. Ho conosciuto questa ragazza, una storia molto bella. Abbiamo scoperto di avere delle affinità. Com'è stato il primo incontro? Ma in discoteca. Pantani was back. Perhaps finally he could achieve his potential to win a major tour. The deciding stage of the Giro would come at Monte Campione in a head-to-head with Pavel Tonkov, the former champion. Schiato di Pantani, testa a testa. Si decide il Giro d'Italia. Tonkov nella scia di Pantani. Tonkov non molla la presa. Lui attaccava e Tonkov attaccava. Tonkov al controattacco. E poi butta via la bandana, butta via l'orecchino che aveva il naso, il piercing che aveva il naso. E ha detto che sentiva le vocine del nonno che diceva butta via tutto, butta via tutto. E attenzione, 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 è il momento decisivo. Pantani, scatta. Non si vedevano i corridori, ma si sentiva il boato nella valle. Era una cosa che ti faceva venire la pelle d'oca. Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Volevo passare, non mi volevano far passare. Ma siccome ero piccolina, mi sono infilata in mezzo alle gambe, in tutto sono andata dentro il box. Dove Marco festeggiava con la bottiglia, quanto mi ha visto una scricchiata all'occhio. Ma io non sono mai contento. Non sono mai contento, mi piacerebbe portare questa maglia a casa. E credo che sia meritata. C'è qualcuno che è particolarmente felice per l'exploit di Marco Pantani, la fidanzata Cristina. Splendido, deciso. Che cosa ti ha detto? Vi siete sentiti prima di questa gara? Che cosa ti ha detto? Cosa ti aveva detto? Non mi hai detto tanti casi, che io non dico in TV. He had 5 weeks to prepare for the Tour de France. The Tour de France doesn't start in France at all in 1998, it starts in Dublin. I don't think they quite got it right there, but they're working on it. Vive la Tour. So the race is now well and truly on the way, and who will wear the next yellow jersey, we'll find out later. To win the Giro and the Tour would put Pantani in a tiny elite group of men like Anquetil, Merckx, and Indurain, the legends of the sport. Cercheremo
di portare magari questa maglia gialla con un po' di magari di favore in più in questi percorsi. Sicuramente sono convinto che in salita si possono fare ancora differenze e quindi non è impossibile, insomma. But almost before the race began, it looked like Pantani's dream would become impossible. As the Tour de France is getting underway, news filters through that a team car belonging to the Festina team has been stopped at the border between Belgium and France, and a huge scandal begins to build up. The morale of the Festina team today is at a very low ebb, following the arrest in France of a team masseur who was found to be carrying an amount of steroids in his car. While Bruno Roussel headed to Cholet police station last night, Dr. Reichart was being questioned inside the Festina technical support van at the team hotel. Shortly after that, he too was taken into custody and driven away. On ne répondra plus aux questions de ceci, de cela, pourquoi il a été ceci, pourquoi il a été, comment ça se fait. Donc maintenant on répondra aux questions de vélo, aux questions de course. I've got family, I've got a child, and I've got a good image. I've been a professional 15 years and I've passed probably 200 doping trials. I'm clean. Well, it's 18 minutes past two, which was to have been Neil Stevens' start time today. But as you can see, there's no sign of him in the start house. And apart from the continuing presence of their logos everywhere, it looks, after all the machinations of this morning, as though Festina's involvement in this year's tour is finally over. Je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Bruno Roussel a expliqué aux enquêteurs lesquels avaient les éléments, les conditions dans lesquelles une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits dopants était organisée entre la direction, les médecins, le soigneur et les coureurs. L'objectif était d'optimiser les performances. Ces quelques phrases nous ont paru terribles à nous, organisateurs du Tour de France. L'aveu que le dopage avait cours dans l'équipe Festina et qu'il était même organisé. Cycling's attracted a lot of criticism because of its attitude to drugs. The very earliest Tour de France were terribly grueling. Riders soon started to find ways of numbing the pain, whether it was brandy or strychnine or heroin or mixtures of any and all of those. Jacques Anquetil, who won the race five times in the years after the war, once said, "You can't win the Tour de France on mineral water," and everybody knew what he meant. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui si li vinceva, ma le prendeva, oh, se le prendeva. But it wasn't really until Tom Simpson, the British cyclist, died on the Mont Ventoux in 1967 that people really woke up to the fact that maybe we ought to be starting to make these things illegal. The biggest scandal in sporting history. Most say they're innocent, but the admission by one team that they at least have been on a systematic drugs program for 2 years has rocked the sport. Oggi prima della partenza ci hanno detto che questa sera saremmo stati perquisiti nuovamente e probabilmente qualche corridore sarebbe stato portato in ospedale per rifare una procedura che nemmeno ha a un assassino viene fatta, insomma. There are police raids on hotels, riders are arrested, strip searched, and there is every possibility that the race will not make it to Paris for the first time in history. Roger Alabert said the riders are disgusted by everything that has gone on. We will not be treated like cattle. Today we will not take to our bikes. Quando è arrivata l'indagine Festina, quando l'hanno arrestato, noi corridori, diciamo così, cominciato a parlare perché non sembra giusto, abbiamo deciso di fare sciopero.
Noi abbiamo bisogno di essere uniti tutti i corridori. Tutto il mondo è solidale insieme, tutti insieme. Praticamente avevano letto Marco portavoce dei corridori. La legge non gliene frega assolutamente niente delle nostre proteste. Purtroppo il Tour de France non può fare niente, né Le Blanc né noi corridori, contro la giustizia. Infatti io andai giù e le Marco, fai un passo indietro. I corridori adesso ti hanno messo là perché tu parli, però se ti succede qualcosa rimani da solo, perché purtroppo è così. Jalabert, Marco Pantani and Luc Leblanc were initially said to have withdrawn with their teams. After a further hour of slow pedaling, all of the riders were in the peloton. The tour was back on for now. Pantani didn't have a great start to the 1998 tour. By stage 7, he'd lost 4 minutes to Jan Ulrich. Well, I'm going to go, I think, like the majority, and stay with Jan Ulrich, because I think he's found his form at the right moment. Ulrich dominated the 97 tour, and I think once he took yellow in 98, it was like, oh, here we go again. German cyclist, good time trialist, very formidable. The man, really, to take over from Indurain. Quella di tappa di Galibier era abbastanza distaccata da Ulrich. Era quasi il 99% e vinceva Ulrich. Voilà, donc dans ce groupe pour l'instant 28 coureurs et Marco Pantani n'a toujours pas placé d'attaque. Décroché. Attention à Pantani en troisième position là derrière Ulrich. But 4 kilometers from the summit of the Galibier, Pantani attacked. Pantani, attention à Pantani, c'est fait! Attaccò da lontano, sotto la pioggia. C'est l'attacco da dove Marco Pantani attacca, c'est là que le Tour de France! Tutti dicevano, ma questo è pazzo, dove va da solo? I compagni sono rimasti a bocca aperta. Attacco di Marco Pantani! Quando Marco pari è impossibile di andare a cercare! Se Marco Pantani assiste, c'è fatto! Ulrich che può, peut-être, matematicamente, virtualmente, perdere il suo maillot per l'instant. In 4 kilometers, he was able to reclaim 4 minutes off Ulrich. It was stunning. Mais là, pour l'instant, Ulrich n'attaque pas franchement. Il va essayer de fatiguer Ulrich. Mais maintenant, il faut attaquer. Pantani est arrêté. Pantani est arrêté pour mettre son imperméable. There are two kinds of courage in cycling. One is the courage to keep going, to get yourself to the top of the mountain. And the other is putting your head down and going for it on the descent. Je vous assure, je ne veux pas exagérer, mais il fait très froid et il tombe une pluie absolument glaciale. Vous voyez que c'est très difficile pour les coureurs de s'abriter du froid dans les descentes. Quelle étape, quelle course! Siamo a 4 km dalla conclusione. Le maillot jaune passe virtuellement sur les épaules de Pantani. Ulrich, crevaison d'Ulrich, ça me dit, oui. Oui, je suis derrière lui. Per la prima volta vediamo la sofferenza sul volto di questo Jan Ulrich. Marco Pantani oggi ha dimostrato di essere un fuoriclasse. And Pantani, from starting the stage 4 minutes behind, ended it nearly 6 minutes ahead.
to win the Giro and the Tour. It's never been done since. It's something Lance Armstrong never even attempted. Ho sofferto tantissimo, non mi è mai sfiorata l'idea di rilassarmi un attimo. La mia testa oggi era la più forte di tutti, penso. Grazie. C'erano 80.000 persone da tutte le parti d'Italia. Ti dirò che venne anche allora, c'era il ministro Prodi. I shall celebrate something that didn't happen in the last 33 years for any Italian athlete, and so is something that we celebrate together. Dimostrazione che Marco è un campione, è un ragazzo amato e stimato da tutti. La poesia che ho dedicato a te per la vittoria al Giro d'Italia, quello di Francia, l'altra la diremo il 13, te la dico in dialetto romagnolo, ti capisci Marco? E fa così, forza Cantoni! Un grande cambiamento l'ha avuto quando ha vinto Giro e Tour, perché ha sentito questa pressione addosso. Diventato un pochino più duro, un pochino più non montato come persona, no, però è cambiato notevolmente. Quindi il pirata si è diretto al chiosco di piadine di mamma Tonina, dove c'erano ad attenderlo anche la fidanzata Cristina e la sorella Manola. Circondato dai tifosi, dai fotografi e dai giornalisti, Marco, assieme ai familiari e agli amici più intimi, si è rifugiato a casa, dove finalmente ha trovato un po' di tranquillità. Adesso l'importante è proprio a rilassarsi un po', vedere. Vai. Sono 4 anni che non vado in vacanza e penso che ci andrò quest'anno. The Festina affair, which stopped the 98 Tour dead in its tracks, was really the culmination of investigations into EPO. EPO controls the production of red blood cells. A large number of red blood cells are a good thing for endurance athletes because it gives their muscles better access to oxygen. You have powers you simply did not have before. If you have a 200-kilometer stage, a 1% improvement is a 2-kilometer advantage. Artificial EPO appeared in about 1990, so its use was very widespread. But when young, otherwise very fit cyclists in Holland and Belgium started dying and in their sleep, it became apparent it was overused. A concentration of red blood cells that would make the blood silt up. Riders started wearing their heart rate monitors at night so that when the heart rate dropped, the alarm would go off. And they would have bikes on rollers where they could raise their heart rate. So they'd race all day and then they'd ride during the night as well, simply to stay alive. For the 1999 season, a test is introduced
It's not a doping test as such, because there is no way of detecting directly EPO in the blood. Instead, they introduce a health test. If your hematocrit, your red blood cell count, is above 50%, you're suspended for 2 weeks. Ma sì, diciamo che sarà un po' così le prime prove, però manca molto all'arrivo, quindi non credo che succederà niente. In 98 he's won the great double. In 99 Pantani wants to enter legend. He wants to rival the great Fausto Coppi, who would win stages by 10, 15, 20 minutes. Ormai eravamo all'inizio della salita finale del Santuario d'Europa, quando Marco ebbe un incidente meccanico, gli si incastrò la catena. Un momento veramente critico questo della maglia rosa. Allora l'abbiamo atteso. Ecco, il velo lo stanno aspettando. Per il suo stop eravamo gli ultimi. Prima di tutto bisogna dire che ha perso molto in questo salto di catena. His teammates rode like an Olympic sprint on the track. Each man leading out the others and then peeling off. Sprinting uphill. 40 kilometers an hour. È staccato Jalabert, è staccato Simoni. Sì, Pantani sta cercando di andare a prendere Jalabert, lo prende, lo va a prendere. E riparte. Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire. Una tappa veramente splendida. It wasn't just a masterclass, it was a humiliation of his rivals. Quel giorno non alzò nemmeno le mani perché non era nemmeno sicuro di essere il primo. All Italy is exalted. But there are other interests at stake who aren't so happy. Il direttore sportivo viene in camera e dice: Marco, dice, dobbiamo lasciare andare via la fuga domani, perché qui sennò la gente si sta un po' arrabbiando. E Marco ha detto: certo, che problema c'è? If you think of a cycling peloton, you've got 180 riders, there has to be give and take. Ma io non guardo Pantani perché lo so che Pantani è superiore, guardo tutti quelli dietro di lui. Televised cycling is about advertising. Large companies are putting millions of euros into these teams to get their logos on television screens around the world. Pantani, pienso que dejarán la ciudad de Granada pasar a los demás, ¿no? Y mañana y pasado yo creo que tomarán otra actitud el equipo de Mercadona. Pantani's total dominance is bad for the financial structures that keep the sport healthy. Il giro arriva per la prima volta in salita a Madonna di Campiglio. His team have ordered him not to win the next stage, but somehow he can't hold himself back. La mia sensazione è quella degli avversari, quando si può bisogna approfittare, perché quando possono gli altri approfittano. Buona ora che cambia. 24 secondi quando è scattato Pantani. Pantani comes soaring past and Buenaora, who's one of the best climbers in the world, gets on his wheel, holds it there
e i prossimi 2 chilometri saranno i più duri di questa ascesa, con una pendenza del 7,5%. But within 100, 200 meters. Baldani rischiando ancora. He's being asphyxiated by the speed of Pantani, and he simply has to drop off, because if he doesn't, he's not even going to finish the stage. Marco vuole dare un'ennesima dimostrazione della sua forza, della sua potenza. And there is no doubt that this is going to be one of the great victories in Giro history. A rimanere sulle ruote mi sembrava un'occasione persa, e siccome non ti regala niente nessuno, è giusto quando si può raccogliere. Però appena siamo arrivati in camera, ci siamo andati a fare il massaggio, è arrivato il direttore sportivo Giannelli e dice: oddio, non speriamo che non ci siano dei problemi. Eravamo assieme dopo che lui aveva cenato e mi fa: adesso vado a letto. E ho detto: Marco, mi raccomando, domani, perché noi sapevamo che andavano a fare i controlli. E lui era tranquillissimo, ha detto: Vittorio, ma scherzi, io sono a posto. Prima di colazione sia io che Marco fecimo i controlli. È come essere andare a fare delle analisi del sangue normalmente, che fanno tutti di routine in ospedale. Prese le provette, e gli ispettori hanno chiuso le loro cose e sono andati in un laboratorio per far analizzare. Siamo scesi a colazione, era un clima molto molto disteso. Però poi a un certo punto arrivò la chiamata al cellulare del direttore sportivo Martinelli, in cui abbiamo visto la sua faccia scura. Abbiamo capito subito che c'era qualcosa che non andava. Well, as we look down on Madonna di Campiglio this morning, 21st stage of the Giro d'Italia, there is terrible news. Per Marco Pantani, il tasso d'ematocrito presente questa mattina nel sangue del pirata è risultato superiore ai valori consentiti, 52 contro i 50 fissati come livello limite. And that means out of the Giro d'Italia goes Marco Pantani. A stento riusciva a parlare e disse: perché proprio me? Sono molto amareggiato di quello che è successo. Credo la cosa che mi dispiace di più è per i tifosi, che sicuramente mi aspettavano. Si potrebbe dire tante cose, però credo che forse sono tutte parole in più. Poteva essere qualunque di corridore a posto di lui, solo che lui era leader, aveva maglia rosa, no? Ma lui era un disastro. Marco, vas a dejar el ciclismo? Sì, io credo che dopo una lezione di questo tipo, anche a malincuore, ma credo che se succede questo e a uno sportivo come me, che ha dato tanto a questo sport. Marco non è mai stato trovato positivo. Quello era un fermo, io non rischio la salute, lui doveva stare fermo 15 giorni, poi fare il controllo e poi riprendere a correre.
disperazione, rabbia contro una decisione ritenuta ingiusta. Ora sono tanti gli interrogativi ai quali bisognerà rispondere presto, primo fra tutti se il pirata abbandonerà davvero la bicicletta. Ma insieme alle risposte bisognerà individuare le responsabilità di chi c'è dietro a tutto questo. Madonna di Campiglio per Marco è stata una mazzata più di tutti gli altri incidenti. La frase che mi rimane in mente a me e a quelli che c'erano è quando lui dice: sono caduto mille volte, mi sono sempre rialzato, da questa caduta io non mi rialzerò più. Non è l'incidente, gli incidenti paragonabili agli incidenti, ma sicuramente a livello morale credo che questa volta si parte da molto più in basso. E quando io andai a casa 4 giorni dopo, che lo trovai veramente con la barba lunga, con una ciabatta nei piedi, l'altra no, lui era molto avvilito. Era una sospensione di 15 giorni, una sciocchezza. Ha detto: andiamo al tour, così gli facciamo vedere che chi sei. Perché non vai al Giro di Francia e lo vinci? In questo momento quello che mi dà fastidio è che si mette in discussione è tutto, e quindi l'80% delle persone ha messo in discussione la mia carriera, e i miei giri vinti, e i miei sacrifici, i miei infortuni, hanno messo in discussione tutto, hanno messo in discussione l'uomo. All'inizio Marco aveva rinunciato, voleva la segara, la bicicletta, non voleva sapere più niente. Poi, piano piano, è iniziato ad andarsi a allenare. Io, quando lo vedevo la mattina uscire, tutto vestito di giallo, mi sembrava di vedere il sole. Cioè, finalmente parte. Poi lo vedevi che ritornava subito dopo. Lo vedevo seduto nei scalini piangere. E diceva che le macchine lo usavano dietro, vai a casa dopato. Cioè, prima, sai, sei il campione. Loro dicono che io sono drogato, adesso gli faccio vedere io cosa vuol dire essere drogato. Io gli dissi: ma cosa vuol dire quella parola? Adesso gli faccio vedere io. E in questo momento sono un po' deluso, un po' amareggiato e molto stanco. Pantani could have ridden the 99 Tour de France, but there were 2 reasons why he didn't. One, he felt humiliated, and 2, by the time the Tour de France started, he was already taking cocaine. Pantani became obsessed with the idea that a plot had been formulated to entrap him. Non ho termini per dire che sia stato un complotto, però che comunque c'è stato qualcosa di strano, perché si sapeva che comunque l'ultimo giorno vengono fatti dei controlli e quindi sarebbe da stupidi pensare di farla franca su questi controlli. Mi sono presentato ai controlli normalmente, sereno il più possibile, cercando di fare come ho sempre fatto, però questa volta è successo qualche cosa. Il fatto di Marco, siano stati cambiati un pochettino gli orari dei controlli, non dandogli la possibilità di sistemarli o meno. Sapendo che sarebbero stati fatti, avrei trovato l'escamotage per
per evitare di farmi trovare, però io avevo la coscienza pulita. Ed era l'unica provetta rimasta in uso, e gli hanno detto: guarda bene questa, che dopo non vogliamo contestazioni. L'unica cosa che mi è venuta a dubbio è che Madonna del Campiglio ha trovato tutti i nostri capi, diciamo, dell'Unione Ciclistica, che normalmente non ci sono mai. Il presidente dell'UCI, Verbruggen, dice che è una notizia drammatica per il Giro e per tutto il ciclismo. L'hanno saputo prima il mondo di me. Io sono venuto all'occorrenza di questa cosa e... Era diventato troppo famoso, l'hanno voluto togliere via, dava fastidio. Abbiamo regole di UCI e tutti ci dobbiamo rispettare, no? Che ci sia la possibilità che l'uomo è corrompibile, quindi... Mi arriva una telefonata. Lei è Savini? Sì, sono Savini. Allora voi del club state tranquilli che lui a Milano non sarebbe mai arrivato. Quest'anno si è cominciato a scommettere. Oggi, quest'anno, sappiamo che c'erano 200 miliardi circa di scommesse. Balanzasca era uno che era in galera e un signore gli ha detto: dai, se hai qualche soldo da scommettere sul Giro, non scommettere su Pantani, perché Pantani non lo vince il Giro. Allora io dico che lì c'era, purtroppo, un tranello. Poi lui che avesse preso la caramella, no, non mi interessava. Lui c'era qualcheduno che non voleva che lui arrivasse a Milano. Madonna di Campiglio, è successo qualcosa? È successo. Purtroppo questo discorso del complotto l'ha fatto reagire in maniera negativa. Fatto sta che comunque Marco è stato fermato a questo Giro d'Italia. Il mio augurio di uomo è che tu possa domani ancora, a noi appassionati di sport, farci sognare. Speriamo di riuscirci. Nel 2000 sembrava che Marco fosse ritornato il Marco dei tempi migliori. Armstrong era il suo diretto avversario, aveva già vinto Tour de France. You've called Marco Pantani the best climber in the world. What does that make you? I'm just an average climber that has a couple good days every once in a while. Armstrong had won it in 99. He was looking very powerful. The stage was set for a battle royal between the two of them. Pantani, I respect him. I don't want to say that he's out of the race, but it would be hard to make up 10 or 11 minutes. And Marco Pantani getting out of the saddle. Affrontammo il Mont Ventoux nelle prime posizioni, poi vabbè, come al solito, lui partì e rimase con Armstrong. And the Pirates gone again, up on the inside he went, and this is his third big attack, and this time there is no reaction. Well, this is superb cycling by little Marco, he'll go back into the popularity poll here. Armstrong is going to go. Well, look at this then, Armstrong, and they wouldn't have expected that, and he's gone off after Pantani. It was very difficult to watch Pantani, who won the Tours, riding up this climb. He's taken a real good look at Marco, almost as saying, the back wheel for you, Marco, jump on if you can. And you have Armstrong talking on the phone.
I mean, that's just unheard of. Eventually, they got to the top, and Pantani appeared to win the sprint for the line. Pantani's gone over the line in first place, Bill. That is unbelievable. Armstrong has gone second. There was a moment of ambiguity. Did Armstrong let him win the stage, or had Pantani outsprinted the American? Quando Marco è arrivato poi nel controllo antidoping, Armstrong ha chiesto a Marco, ma dov'era il traguardo? A spat began between Armstrong and Pantani. I don't know what Pantani's thinking, but he's just a little shit starter, so... The way that Armstrong belittled him, one thing you have to do is respect your competitors. The Ventoux was a mistake, and I won't do it again. Pantani went on to beat Armstrong on the stage to Courchevel. This is an attack by Marco Pantani, sprinting up the hill here. Armstrong now and Marco Pantani has come back to the Tour de France. Now he's winning again. But the next day, he abandoned the race due to stomach cramps. È andato in bagno, c'è stato un'oretta, è stato malissimo. Poi è stato male, poi il giorno dopo siamo venuti a casa. Mi dispiace un po' di non arrivare a Parigi, un po' anche perché credo che mi sarebbe piaciuto, insomma, perché un po' sarebbe stato onorare la sua vittoria, un po' perché secondo me se non c'era quella giornata di ieri mi sembrava di essere abbastanza in vena ieri. Pantani had looked like the real challenge to Armstrong's supremacy. He couldn't sustain it, which of course helped clear the way for the Armstrong era to roll on. However, it was achieved. Fu praticamente l'ultima volta dove vidi Marco veramente con la faccia convinta di poter riuscire a fare qualche cosa. In 2000, news broke internationally of the biggest investigation into doping so far. Il doping di Stato, finanziato dal CONI, si studiava e si vendeva nel centro biomedico di Ferrara. Questa è l'ipotesi accusatoria. Quindi abbiamo indagato quello che giornalisticamente è stato definito il doping di Stato. Le risultanze investigative portavano per la maggior parte presso il centro di studi biomedici applicati allo sport diretto dal professor Conconi di Ferrara. Francesco Conconi was the man that the IOC and the UCI and the Italian sports authorities were paying to develop a test for EPO. Le accuse sono pesantissime. Associazione per delinquere, truffa, peculato, abuso di professione farmaceutica, frode sportiva. Paradosso era che Conconi aveva favorito l'assunzione di prodotti dopanti da parte degli atleti. Conconi, come direttore del Centro di Studi Biomedici Applicati allo Sport di Ferrara, avrebbe somministrato farmaci proibiti, EPO in particolare, a 63 atleti. I file EPO cosiddetti, sequestrati a Conconi, coprono il periodo che va dal 1992 al 1995. E in questi file ci sono molti dati che dimostrano che Conconi operava non in chiave esclusivamente italiana, ma in realtà in una chiave internazionale. Dunque, la maggior parte dei nomi degli atleti erano scritti a chiare lettere nei file, anche se alcuni erano mascherati da delle sigle. Conconi e i suoi assistenti seguivano decine e decine di ciclisti professionisti. It was scandalous. It wasn't a dope rider here, a dope rider there. It was a culture of doping. Procure alle prese con il problema doping. È solo l'ennesimo filone di una serie di inchieste articolate e complesse. 86 gli indagati, 18 su 20 le squadre incriminate. Among the many, many names, there were Tour de France winners like Bjarne Riis. There were Giro winners like Bertin.
and there was also Marco Pantani's name. One doping scandal piled on another, and the shame that he felt to have been thrown out of the Giro d'Italia would only be compounded by this sequence of scandals, police investigations and trials. Marco Pantani non ha voluto parlare, visibilmente scocciato della presenza di fotografi e telecamere. L'hanno torturato per 5 anni consecutivi. Era seguito un po' dappertutto. Onestamente andate a lavorare dove vi pagano e dove e non qui. Non è questo il luogo che dovete venire a lavorare. I giornali, televisioni lo hanno fatto apparire nel mondo il drogato, il dopato, che è quello che lui aveva fatto perché si dopava. Ho subito delle pressioni, delle umiliazioni, e queste cose mi hanno un po' messo in difficoltà, e quindi oggi la bicicletta mi fa venire in mente anche queste cose, non mi fa pensare solo alla possibilità che con la bicicletta posso fare un risultato, posso fare un'impresa, ma mi posso anche immaginare, collegare che il mio andar forte in bicicletta è associabile a degli aspetti negativi, molto negativi, che hanno toccato me, le persone attorno a me. With Pantani, you could see the suffering. Sometimes with people in sport, you take their sport away and they find there's nothing left. La droga è stata liberatoria per uscire fuori da quella confusione. Dispiace, ma è così. Poi dopo, quanto è venuto a casa, non so cosa è successo, la Cristina, la sua ragazza, forse che lui era andato là e lei aveva detto che aveva un altro. Tutti noi ci abbiamo provato e diciamo che abbiamo perso tutti. E ho trovato una maglia di Marco a casa mia, che era tutta scritta qui davanti: la vera ferita è Armstrong. Marco l'ha lasciato scritto sul suo passaporto: ragazzi, parlate, dobbiamo essere l'esempio dei bambini. Posso concludere io? Lei pensa, Pantani, che la nostra storia, nel bene e nel male, la scrivono sempre gli altri? No, penso che ogni persona ha la possibilità, una grande possibilità, che è di esprimere se stesso, però molto spesso se non si trova attorno una certa armonia e se si deve incrociare interessi comuni con altre persone, ci possono essere persone che ti possono anche fare del male. E il doping ha impedito a Pantani di ottenere buoni risultati in maniera naturale, perché è stato costretto.
Given an entirely clean sport during his era, Pantani would almost certainly still have excelled. I don't think any of us can imagine what it would have been like then, or the pressures it would have been under. If you were going to survive, and if you wanted to win or be a professional or make a living, you had to do what you were told to do. I don't think you can separate a man from the decisions that he takes. But decisions aren't taken in isolation. Pantani turned professional and joined a team, Carrera, and finds himself in the company of doctors funded not just by the state, but by the great sporting institutions. And all this is available for him, and he is the hope of Italian cycling. It creates pressures that I don't think any of us could resist. The doctors, the directeurs sportifs, the general managers of the teams, the sponsors, the beneficiaries of doped sport. They carry on earning good money, they carry on with their prestige. And the athletes are the instruments of the system. E l'atleta a quel punto cade dall'altezza che aveva raggiunto e si trova drammaticamente solo a far fronte con la sua autostima. Pantani was an instrument of the sporting system. It brought him fantastic success, but ultimately led to his complete destruction. Era 14, il giorno delle innamorate, e io vivo per caso proprio vicino di Palazzo La Rosa. Io sono andato da mio amico al ristorante, da Oliver, e a prendere pizza. Arrivato da lui e lui mi dice: oh Piotr, io ho visto Pantani quel giorno là, lui ha portato qualcosa nella stanza, in persona ha portato. Però ha detto, Marco aveva occhi spenti, ha detto, lui fa brutte fine. Esco sul balcone e vedo piene di macchine di televisione. 34 anni, cercava di uscire dalla forte depressione che lo aveva colpito. È morto solo in una stanza al quinto piano del Residence Le Rose di Rimini. Mi ricordo che ho fatto tutta la sera a piangere perché non ci credevo. Era un po' il ragazzo di tutti qui, questo Marco, il figlio di Cesenatico, quello che ce l'aveva fatta nella vita. Per questo le lacrime, per questo le bandane gialle al braccio, per questo i silenzi e i pensieri, tanti, di tutti. Ci sono i bambini. Ero stordito, non avevo capito niente. Trovandosi solo in un albergo è la cosa che mi fa più pena, perché con tutta la gente, i tifosi che aveva, si è trovato da solo. Io è morto solo. Questo è un'arma per tutti noi, per tutti noi. Noi abbiamo tutti quanti colpa. Te, io, lei. Io dico che non avevo neanche più una goccia di sangue. Io avevo un freddo che in vita io non ho mai avuto freddo così tanto. Was like Senna's death or Princess Di's death. It was something that engaged a whole country, and you could just feel that it gripped the nation. Era un gran bravo ragazzo. Non c'è niente da dire. E il nostro ambiente ha perso il numero uno. È l'ultimo applauso di migliaia di persone a Marco Pantani, poi la bara che viene portata a spalle al cimitero di Cesenatico. Sono le istantanee di una giornata di grande dolore.
In 2002, we had the presentation for the 100th anniversary of the tour, and Pantani's manager came over. She said, Marco would like to meet you. There was this image of him being this criminal. Pantani, the pirate. I looked into his eyes, and it was the eyes of a 16-year-old kid. There was a sadness to him, but an innocence, too. You peel it apart, you could see that he's the kid that loves cycling. Most addictions are about pain. My feeling is that the cocaine was a way to medicate. If he was cheating, the shame was almost unbearable to live with. Poi tutto quello che è successo invece è stata l'amarezza. Penso che se non l'avessi forzato ad andare in bicicletta, che se non fosse diventato un campione, forse la compagnia, gli amici, sarebbero rimasti quelli di prima. Io sono ancora qui che io cerco la verità. Io mi ricordo Marco quanto era passato professionista, venne al chiosco e mi dice io smetto di correre. E dico, ma cosa dici? Ma io capisco adesso cosa voleva dire. Lo sport deve essere vita, lo sport non è morte. Lo sport deve essere una cosa bella, sana. Io così la vorrei. Io se ho mandato a praticare sport a mio figlio è perché quanto uno fa sport e vuol dire salute, vuol dire stare nelle buone compagnie. Però io sto scoprendo che non è così. Non è così. Marco Pantani è veramente un fuoriclasse. Attacco Marco Pantani con Marco Pari che sta facendo. Ancora. Holly is coming. He's going to take him because grandissimo scalatore questo Marco Pantani. Pantani oggi ha dimostrato di essere un fuoriclasse. Vince, trionfa.